Ciao a tutti, settimo appuntamento con la lezione di danza. Ormai sapete com'è strutturata: riscaldamento, parte centrale con la coreografia e stretching. Oggi andiamo ad imparare una nuova coreografia, molto divertente secondo me, però diciamo che avrà uno stile un po' diverso da quelli che abbiamo fatto finora. Ora abbiamo fatto delle coreografie molto semplici di danza moderna, e invece quella di oggi è sempre semplice, un pochino con una che avrà un po' un'impronta diversa. Andiamo ad iniziare subito con il riscaldamento. Abbiamo bisogno subito della base d'appoggio. Proviamo a fare senza. Sarà breve perché poi andiamo a fare la coreografia. Metto la musica, come sempre, e voi mi seguite. In piedi. Porto le braccia dietro la nuca. Testa giù, espirando. Inspiro su. La colonna fa una piccola curva, tenendo però l'addome forte e risalgo. 3, salgo, 4, salgo, 5, salgo, andiamo ancora una volta, 6, 7, 8. Lascio e vado giù con tutto il corpo. Se riesco, poggio le mani a terra. Faccio un plié con le gambe e stendo. Ancora una volta. 2 plié. Salgo. 3. Stendo. 4. Lasciate la testa giù. 5. Il peso ben distribuito su tutta la pianta del piede. 7 e 8. 8. Tengo le ginocchia piegate, srotolo la colonna e salgo. Inspiro, braccia su, allungo. Braccio sinistro e destro. Ancora. Come se stessi prendendo qualcosa. 6. 7 e 8. Da qui inspiro, espiro, lascio andare. Come abbiamo fatto prima, senza poggiare le braccia a terra. 3, 4, 5, 6. 8. Braccio sinistro, mi allungo, curva e cambio. E vado, continuo. Lasciate la testa andare. Io perché guardo che le riprese siano corrette. Ultime due volte. E apro le gambe, quindi in una seconda posizione, scendo in un plié molto profondo e vado a spostarmi destra, sinistra, destra, sinistra, senza tendere il ginocchio, rimanete giù, sinistra, destra, sinistra e ok, salgo e vado a fare plié e salgo, plié e salgo. Vedete che faccio un piccolo molleggio quando sono giù e salgo. 1 e
ancora, due volte, addome forte, glutei forti, braccia forti, ultimo, e salgo, ok, chiudo, vado a fare il nostro solito gioco di caviglie, quindi su, su, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui metto il piede in punta e passando per la mezza punta faccio dei cerchietti, un po' come quelli che facciamo su, dopo li faremo anche in aria, ma lasciando il piede giù. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Stessa cosa con l'altra gamba. 5, 6, 7 e 8. Adesso sto levando il piede. 5, 6, 7, 8. Cambio. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E lascio. Vado in una prima posizione. Quello che di solito facciamo con la nostra base d'appoggio, facciamolo senza. Quindi vado a fare un plié, stendo, apro, stendo e salgo. Quindi, 1, 2, su, 1, 2 e su, o più veloce, 1, 2, questo è il tempo, 1, 2, su, 1, 2, su, 1, 2, gli ultimi 2, 1, 2, su, 1, 2 e su, rimango mantenendo l'equilibrio, vedete, incollati da me, spalle giù, non fate questo, 7, 8, posizione parallela, scendo per fare questo. Inspiro, porto le braccia su, l'abbiamo già fatto in qualche altra lezione, scendo, rimanendo con il peso in avanti, cammino, mantenendo i talloni a terra, stacco il tallone destro, cambio con il sinistro, stacco destro, cambio, ancora, 5, 6, 7 e 8, tutti e due i talloni a terra, adesso porto il peso del corpo in avanti, rimango in questa posizione, nella posizione del plank, piego le ginocchia senza appoggiarle, se riuscite torno indietro, srotolo la colonna e vado. Quando siamo in posizione giù, addome forte, glutei forti e mantenete le curve fisiologiche, vado. Mani a terra, cammino ancora, non facciamo quello, non sposto il piede in italiano. Piego le ginocchia e torno. E salgo. Perfetto. Facciamoci velocemente dei cambio di lato. 2, 3, 4, 5, 6, 7, all'8 sposto il peso e vado dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, benissimo. Adesso vado a sollevare
cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8, chiudo. Benissimo. Andiamo a farci velocemente. Round. 2 con plie, 2 senza e 2. 2 con plie, altra gamba, plie, 2 senza e lascio, vado in passe, quindi ok, salgo, se non ce la fate aiutatevi, io ho la fortuna di avere il muro vicino e pian piano torno giù, cambio gamba, mezza punta a punta, ginocchio su e pian piano spostando il peso, calcolate che per rimanere in equilibrio non dobbiamo stare né troppo con il peso dietro e né troppo in avanti, altrimenti cadiamo, ma dobbiamo immaginare qualcosa che ci tiri su. Inspiro e salgo ispirando. 5, 6, 7 e scendo e lascio, ok, prendetevi un po' di tempo per voi e ok, il riscaldamento io diciamo cerco di tenere sempre gli stessi esercizi che già abbiamo fatto e che già sapete, insomma, magari chi segue le lezioni sa già come farli, perché mi piace dedicarmi alla coreografia, altrimenti ho poco tempo per farlo. La musica che ho scelto per oggi è un classico del passato e in versione però remix, è Dancing in the Moonlight, io la sto usando nella versione di Jubel, spero che si dica così. Io aspetto sempre i video con l'hashtag UnipDancers, i più belli saranno ripostati dalla pagina dell'Ateneo e quindi la coreografia che oggi vi faccio vedere reinterpretata da voi. Facciamo il pezzettino iniziale, secondo me è semplice perché poi si ripete, quindi andiamo senza perdere tempo. Il primo 8 è di introduzione, l'intro è, non l'ho coreografata, quindi se volete potete fare dei movimenti a vostra scelta oppure aspettate l'inizio. L'inizio è sul cantato, ma non subito, è al 3, quindi c'è intro, 1, 2, 3, silenzio, dopodiché facciamo braccio, braccio, quindi 1, 2, 3, 4, un giro completo delle braccia da dietro in avanti e testa, perché la testa all'inizio è giù, quindi con questa canzone vado più sulle parole, che magari anche per voi è più semplice se non siete abituati a contare, quindi facciamo 5, 6, 7, 8, dentro, 1, 2, fermi, 3, qua e 4, 5, 6, quando dice night, we get it almost every night, night la testa su, 3, 4, 5, 6, qui è 7 e 8, le braccia fanno su, giù, su, e anche le ginocchia, quindi farò almost, quindi 3 e 4, testa 5, 6 e 7, da qui, quindi 1, 2, 3 e testa giù, 3 e 4, 5, 6, 7, vado a fare il braccio sinistro sul destro, andrò verso sinistra, lo sposto, aspettate che così vi do il conteggio, 1, 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8, 1, 2 e
braccio su, vado su in mezza punta e lascio dietro con un salto. La musica farà almost every night when the moon is big and non mi ricordo supernatural. Quando dice supernatural, andiamo su, su, mezza punta e salto. Quindi 8 intro, 1, 2, braccio, braccio, testa giù, giro completo, testa su, e, braccio, passo, sposto dall'altra parte, infilo su, questo è come se lo spingo su, raggiungo l'altro braccio, mezza punta, salgo e salto. Dal salto apro in una seconda le gambe e succede questo, un po' come abbiamo fatto il riscaldamento, spalla, spalla, e mi sposto in seconda, quindi spalla, spalla, più andate giù e più è bello. E da qui dice everybody dancing in the moonlight, già qui e di nuovo dancing in the moonlight, quindi è una sorta di passo in avanti, incrocio, apro, apro, ma molto largo, apro, incrocio, apro, apro e chiudo in una prima gambe tese, quindi 5, 6, 7, 8 intro, 1, 2, 3 e 4, testa, 6, 7, 8, 1, 2, spingo su, mezza punta e apro, apro, e quindi indietro, indietro, e incrocio, incrocio, apro, dancing in the moonlight. Io ve la farei sentire con la musica, così vediamo anche meglio. Ve la conto. We dance on. Testa. Ok, l'inizio è un po' velocino, lo rifacciamo fin qui. È molto sugli accenti. 8, 1, 2, 3. Everybody è qua, quindi when the moon is big and non mi ricordo, supernatural, no, everybody is dancing in the moonlight. Da qui, ritornare un po' velocino, è un po' magari più complicato. Da qui apro, dancing in the moonlight, facciamo proprio come se nelle mani tenessimo la luna, vado in plié, mentre le braccia si stendono, mi dispiace che non riuscivo, non vede, ecco, anche se tengo i talloni a terra, quindi dancing in the moonlight, everybody, ritorno in parallelo, braccio, braccio spostandomi, quindi un, due, scendono le braccia, salgo, riscendo e infilo il braccio sinistro nel destro facendo un giro che è sulla gamba destra e il piede sinistro se riuscite in flessione, in flex. Quindi da qui 1, 2, 3, 4, dancing in the moonlight, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io sto appiccicata al muro altrimenti non mi vedete, 7, 8, da qui questo braccio sinistro sposta il destro, mi giro laterale,
faccio una sorta di chassé, il braccio destro come se volesse prendere qualcosa e il sinistro intanto mi tira indietro. Quindi andiamo. Siamo arrivati qui, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Stendo. 1, 2, 3, 4. Stendo 5. Everybody 6. 7, 8. Scendo. Salgo. Rimetto le braccia laterali. Giro. Sposto. Chassé. Vado. E arrivo qui. Io direi di farlo fin qui, perché poi manca solo un pezzettino e questo secondo pezzo si ripete per due volte. Quindi, tutto con la musica, tanto la prima parte è semplice. È semplice come vedete. Da lì abbiamo fatto il giro, siamo arrivati qui, torno, da qui semplicemente appoggio la gamba sinistra, la gamba destra fa un piccolo rond, piccolo, grande, dipende dallo spazio che avete, rond, accompagnato dal braccio. Torno, quindi arrivo in una quarta, faccio, arriva, Dancing in the Moonlight, braccio destro, braccio sinistro e vado a richiudermi per ricominciare da qui. Quindi, ripetiamolo, solo il ritornello, quindi Dancing in the Moonlight, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su, giù, infilo, sposto, vado qui, torno da qui, passo, apro, quarta, un, due, tre e rivado, riparto da qui. Allora, io direi per divertirci di farlo più volte con la musica dall'inizio e dopodiché lo finiamo con lo stretching. E magari la continuiamo la prossima volta. Uno, due, tre. Testa. Ok, mi scuso se non riesco ad essere precisissima, soprattutto con questa coreografia che comunque volevo che si spostasse un pochino di più, ma è questo lo spazio che abbiamo. Riandiamo. E quindi ho paura di prendere l'armadio, ho paura di prendere il muro. Such a fine natural sight.
Vai, lo rifacciamo altre due volte. Ok, vai, rifacciamola. Ok, poi più lo fate vostro, più lo fate morbido e più viene meglio. Ancora una volta, l'ultima. Cosa, e poi lo rifacciamo per l'ultima volta, che forse non vi avevo spiegato bene quando l'ho fatta, quando l'abbiamo fatto. Quando facciamo everybody, che quindi ho fatto da qui, sono passata qui, quindi parallelo. Everybody, un, due, qua potete anche fare i pugni come preferite, pam pam, salgo e da qui ritorno qui. Quindi come se facessi un'onda, e quindi contemporaneamente la schiena fa, la colonna fa una curva. Quindi, dancing in the moonlight, everybody, pam, 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 quindi pam, pam. La schiena qua è dritta e qua si ricurva e giro. Giro, sposto il braccio. Ok, dai. L'ultima, poi andiamo con lo stretching. Such a fine natural sight.
bellissima cosa. Questo nella mia testa all'inizio era nato come un rond. Ovviamente anch'io, perché non ho spazio, sto facendo questo. Quindi un envelope teso, infilo. Però se voi avete lo spazio e volete fare il rond, va benissimo lo stesso. Ok, andiamo con il nostro stretching. Iniziamo da in piedi questa volta. Fatemi cercare una bella musica. Ok, la troverò. Vai con questa. Piego le ginocchia, pian piano mi porto in posizione quadripedica, ma vado ancora giù, quindi lancio in giù, inspiro, espirando salgo. Attenzione a non fare questo. Tenete. Da qui, pian piano, mi porto nella nostra solita posizione. Talloni, glutei sui talloni. Tengo la posizione per altri 10 secondi. Cammino in avanti con le mani, senza staccare i glutei dai talloni. Piano piano mi porto su e cosa succede? Lascio una gamba tesa dietro e l'altra invece piegata come stava prima. Le mani sulle ginocchia.
cerco un pochino di stringere le ginocchia, come se volessero toccare terra, lentamente, piano piano, espirando. E chiudo il nostro solito stretching per le braccia, porto dietro. Apro. Dietro. E sto su. Mi blocco lentamente, piano piano. Su. Ok, io vi ringrazio per essere stati con me, con noi, anche questa settimana e alla prossima. Ciao ciao!